con Masetti che è in primo portiere. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Buon appetito a tutti. Buongiorno, Mimmo. Mimmo, tu seguivi il ciclismo ai tempi dei Coppi Bartali? Ah, di chi, scusa? Coppi e Bartali. No, beh, mazza, mi vuoi bene, però. Beh, non ti ricordi l'è tutto da rifare? Ho capito, ma mo ricordo perché mi hanno raccontato, Riccardino. Ah, Mimmo non fa proprio il pischiello. Ma non fa manco terzo ragione, però, dai. Io mi posso ricordare, te lo dico, quando seguivo con grande attenzione il ciclismo, che era ancora uno sport, no? Sì. Adesso è un'altra cosa. Quando c'era Gimondi, Adorni, Motta. Anche Till. Anche Till, che poi fecero pure una canzone, anche Till così presente. Esatto. Vabbè, e ti devo dire che una volta mi sono trovato in ginocchio davanti al televisore a braccia alzate quando Moser vinse una Milano-Sanremo. È vero, Moser però era veramente un grande atleta. Lì un grande... ci si poteva credere ancora, eh? Ancora ci si poteva credere, sì. Adesso è un po' più difficile credere, però. Vabbè, ma comunque l'è tutto da rifare? Ma tu stai parlando della Roma o del campionato? Ah, mi da Roma. Tutto da rifare. Tutto. Perché adesso mi vuoi dire che se questa è una squadra che ha un futuro, anche se dovesse arrivare a seconda? Che? Oddio, non devo dire. No, ascoltami, perché poi... Ah, no, pensavo che c'era un intercalare, capito? No, questa è una squadra che va rifatta, va rifondata, sarebbe assurdo non farlo, sarebbe sbagliato non farlo. Il problema è che è molto più facile cacciare una persona sola piuttosto che cacciarne 10-12, ed ecco perché io dico che attenzione, che magari la soluzione dei problemi potrebbe essere cacciare l'allenatore e quindi continuare con un parco giocatori molto simile a quello attuale, con un nuovo allenatore, con nuove motivazioni, ci dice sempre così, eccetera, eccetera. Quindi. Però che la squadra sia da buttare, questa attuale è assolutamente fuori di dubbio. Ne puoi salvare due o tre, altri due o tre li metti un attimo sub iudice e il resto li butti tutti. Non ci fai niente, Riccardo, non ci fai niente con quelli che c'hai adesso. L'ha dimostrato la storia recente di questo campionato. Deve essere chiaro a tutti, perlomeno dal mio punto di vista, che se la Roma poi arriva seconda a fine campionato è perché è un campionato veramente modesto, proprio che non vale una lira da un punto di vista tecnico, che non c'ha valori, che non c'ha squadre di valore stesso da un punto di vista calcistico, eccetera, eccetera. Questo è un campionato ridicolo con dei valori molto modesti, l'abbiamo sempre detto. La Roma è una squadra che da gennaio sta balbettando calcio, che sta trascinandosi dietro e ancora al secondo posto, per fortuna della Roma, ovviamente per fortuna dei tifosi della Roma, ma ti dà l'idea di questo come sia un campionato veramente molto 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 modesto. E quindi se tu vuoi avere ambizioni diverse devi fare una squadra più forte di quella che c'hai. Oggi la Roma non è una squadra forte, l'ho dimostrato per l'ennesima volta con l'oscena prestazione di Milano. E questi giocatori non ti servono se vuoi vincere, Riccardo, se vuoi fare qualcosa di importante. Sì, Mimmo, allora ti faccio la domanda, quella proprio banalotta che tu sì, già dimmi te. No, ma già ti immagini, serviva no. Lo squadrone per battere o per fare una partita dignitosa contro il Milan? Ma io non ti sto a parlare di partita dignitosa contro il Milan, ti dico che tu devi fare uno squadrone per vincere lo scudetto, quantomeno siccome le ambizioni... Che il lavoro è lungo, sì, certo. Le ambizioni della società sono quelle, cioè non è che l'ho detto io che la proprietà americana vuole diventare uno dei club più forti al mondo, che vuole vincere lo scudetto, che vuole far bene in Europa. Non l'ho detto io lo speravo che qualcuno lo dicesse e continuo a sperare che questo possa accadere, ma in qualità di simpatizzante, diciamo così. Ma se il, diciamo, i quadri dirigenziali di una società dicono i nostri obiettivi sono questi, tu devi fare pure una squadra che sia in grado di competere per quegli obiettivi. Io non dimentico come la squadra si è comportata in tutta questa stagione. Quello che ha combinato in Champions va bene, quello che ha combinato in Europa League va bene, quello che ha combinato in Coppa Italia va bene, è un modo di dire, va bene, però non si può dimenticare, non si possono dimenticare tutte le delusioni, le brutte figure, anzi le figuracce che ha fatto. E a qualora la Roma, come io spero, come sperano tutti i tifosi della Roma ovviamente, dovesse arrivare seconda, la Roma, questa Roma qui attuale va buttata, va rifondata, ne puoi tenere due, tre, quattro, se hai ambizioni, eh. Se invece tu vuoi fare una squadra, vabbè, vediamo quello che succede, te tieni quelli che c'hai, cerchi di metterci qui vicino qualcuno meglio di quelli che hai preso ultimamente, allora tiri avanti. Però se tu vuoi fare una squadra veramente forte, una squadra che dice mamma mia che squadra che ci avevamo, quelli che c'hai adesso te ne servono due, tre, quattro armazzi, per essi devi mandare via. Però
te lo ripeto Riccardo, siccome è molto difficile e molto complicato per un miliardo di motivi vendere o mandar via o liberarti di determinati giocatori, è molto più facile che ce n'è uno solo, l'allenatore, ricominci da capo con altro che dice questo ti dà nuove motivazioni, questo magari X te lo fa giocare così invece che colà, Y te lo allena meglio perché magari quest'anno non è stato allenato bene, è tutto molto facile, la storia del calcio è piena di queste situazioni. Assolutamente, sì, quindi io non. Però anche se dovesse arrivare ora, qual è il migliore su piazza? Ancelotti? Diciamo. Io ne ho in mente anche che altri. Scusa, quindi? No, anche se dovesse arrivare un Ancelotti, è Olebas, story. Certo, però sai che cosa ti succede in quel caso? Perché tu dici, però diamo tempo al nuovo allenatore, no? E tu vai avanti così per un altro periodo di tempo. Perché per vedere la sua mano ci vuole tempo, perché ci vuole lavoro, ci vuole pazienza e tu tiri avanti, quando invece la soluzione migliore per fare una grande squadra è prendere i giocatori forti. Questa è la regola. Se tu prendi i giocatori scarsi, cioè puoi mettere pure il più grande allenatore del mondo, sempre scarsi so, come dici te. Però io parlo proprio del contorno, di quello che accompagna poi una squadra di calcio. Allora voi mi dovete dire quanti di quelli della Roma attuale oggi voi salvereste? 1, 2, 3, 4, 10, benissimo. Però è complicato poi liberarti o fare in modo di rifare completamente una squadra, perché ci sono mille difficoltà, la cessione, nessuno ti pia, nessuno ti vuole, lo stipendio e l'età e tutto quanto. Allora lo ripeto, ma di questi casi è piena la storia del calcio, Erika. Se sì. Cambia l'allenatore, se dice è colpa sua oppure non è colpa sua, però è l'unica cosa che possiamo fare perché così e vedrà che poi si ricomincia da capo. Io sto facendo, ti sto proponendo uno scenario, non ti sto dando delle notizie, ti dico semplicemente che lo scenario è questo, ma è uno scenario che ha delle basi concrete, voglio dire, no? Mimmo, quindi l'unica cosa che la Roma non deve fare, secondo me, e credo che nessuno lo voglia, innanzitutto la dirigenza, la proprietà della Roma, è continuare con questo assurdo tran tran dei mesi passati. È impossibile, cioè fare una mezza partita buona e la partita dopo fare una prestazione imbarazzante. Non ti parlo delle ultime, ti parlo tutto il cammino di questa squadra, probabilmente fino a, come ti posso dire, anzi da dicembre in poi. È una squadra un po' dura a 4 mesi. Voi avete fatto caso a un po' di numeri, la Roma è l'unica squadra che è andata a San Siro, ha preso 0 punti sia con l'Inter che col Milan. Mi sembra un'impresa quest'anno, aver lasciato, aver preso 1 punto su 6 al Milan, quella è un'impresa clamorosa quest'anno, ve l'assicuro, è una grandissima impresa, però sono cose che possono capitare. L'importante è che uno faccia un esame attento della situazione e si renda conto che questo non può più giocare con la Roma, questo non è da Roma, questo sì, questo no, questo no, questo no, e si prendano dei provvedimenti, che poi dopo la soluzione migliore e più comoda, io lo so, sia quella di cambiare allenatore, è quella più facile, no? Poi ovviamente, come dice Gabriele, non è che Olebas sia una sega e arriva Ancelotti e diventa un fenomeno, però intanto prima di dire che Olebas sia una sega anche con Ancelotti, faccio il nome di Olebas perché l'hai fatto te, Gabriele? Sì, per dire. Ci passano altri 7-8 mesi in annetto e poi vedremo. È tutto vero così, questo video, però è tutto vero, no? Che ogni qualvolta arriva un tecnico nuovo, fa un anno bene, poi il secondo diventa già uno scemo, un verduraio, no? Per dirla alla maniera di Ranieri. Però è anche vero che Garcia nelle ultime settimane, dal 2015 in poi, ecco, mettiamola così, sì, qualche cosa di strano l'ha combinata, anche sabato sera contro il Milan, cioè quando si fa male Gervinho, che cosa c'entra mettere dentro Ljajic, per dire? No, Ljajic niente, che la prima cosa che ha fatto l'avversario è che ha dato una ginocchiata sulla schiena, ovviamente avendo saputo che era stato in Germania qualche giorno prima a farsi un controllo alla schiena. Erika, sì. Così, no? Ma sempre è stato così. Dove c'ha male quella caviglia? Bene, buffati. Gli allenatori, vi racconto un piccolo aneddoto, insomma, se tu avevi un allenatore che ti raccontava ancora i tempi in cui l'allenatore magari parlava in conferenza stampa e diceva qualche cosa, no? Come ha fatto Garcia l'altro giorno, per esempio, no? Diceva, mister, ma quello ha preso una botta alla caviglia sinistra, la destra c'ha un melone sulla caviglia destra, invece non era vero. Perché ovviamente se diceva che la caviglia malata era a sinistra, alla prima entrata della partita l'avversario gli andava a dare una secca, ovviamente, no? E a Milano con Ljajic è successo esattamente quello. Io ancora sto a capire perché è entrato Ljajic e noi Turbe, ad esempio, però sono d'accordo con te che l'allenatore sta sbagliando, ha sbagliato tanto, però Gabriele, le cose qui devono essere affrontate direttamente in faccia, cioè non è che si può pensare che la Roma l'anno prossimo
continua ad andare avanti come è andato avanti negli ultimi mesi. Qui qualcuno deve trovare una soluzione. La soluzione è mandare via la squadra e dar fiducia all'allenatore, bene. La soluzione è mandare via l'allenatore comunque e tenersi i giocatori, benissimo. Basta che chi ha il potere di decidere decida e prenda delle soluzioni che siano corrette, quantomeno che siano corrette sulla carta, perché poi la verifica ce l'hai soltanto attraverso il campo, no? Però io torno a ripetere, indipendentemente dagli errori di Garcia, indipendentemente da quello che ha sbagliato l'allenatore, ci sono dei giocatori che non sono presentabili con la maglia della Roma. Ormai ce ne siamo resi conto di tutto, no? Quindi voglio dire, di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare che c'è la Roma c'ha 7 candidati al pallone d'oro? No, la Roma c'ha una serie di giocatori che sono inguardabili, e sono inguardabili, lo ripeto, sia se c'è Garcia che Mourinho e Ancelotti, eh? E qui qualcosa però va fatto. Mimmo, ti faccio uscire un minuto e mezzo dalla Roma. Se nel calcio esiste una persona per bene, Donadoni ce l'ha sti requisiti? Ma lui ha sempre pagato anche troppo questo fatto di essere una specie di pretino, una specie, no, di quelli che porgono sempre lì all'altra guancia. Non mi ricordo grandi uscite che non fossero in linea con la coerenza e con l'educazione, oltre che con l'intelligenza dei Donadoni. Sì, è uno mi sembra abbastanza credibile qualora dovesse dire qualcosa, ecco. Quindi? No. Mimmo, invece ti volevo chiedere una cosa che... No, perché va stupito che lui abbia detto ieri quelle cose? No. A me mi stupisce quando non lo dicono altri... No, mi stupisce di come sta portando, con quale dignità sta portando avanti una stagione dove sarebbero scappati tutti normalmente. Beh, qualcuno è scappato, qualche infamotto scappato, come si sa. Tanto si sa chi... Qualche chiacchierone che si diverte ancora a recitare un ruolo da protagonista che ha perso da tanti anni, ma fino a che c'è qualche amichetto che poi l'aiuta a stare sulle prime pagine dei giornali. Certo. Assolutamente continua ad essere un personaggio. Donadoni è uno che... non ha mollato, ha fatto l'uomo, si può dire? Sì. Non ha abbandonato la nave, non si è chiamato fuori, ha lavorato continuando a non prendere una lira, magari ce l'ha de suo, e quindi magari questo è un discorso che magari può essere anche frainteso o comunque non condiviso al 100%. Io non so se lui sia un grande allenatore, è sicuramente un uomo con la U maiuscola, perlomeno quello che ha dimostrato negli ultimi mesi è sicuramente d'uomo, vero? Mimmo, però l'atteggiamento di Higuain è così deprecabile, cioè così stigmatizzabile? Cioè, perché gli ha detto... Io lo capisco molto più di tanti altri. Ma dai, ma sì, te lo capisco, perché io, cioè, mi sto giocando... Perché invece di scansare? No, gli dovevate invitare giocando niente, l'anima de... Sei impazzito, perché? Perché? Scusami, perché? Io se da calciatore lo penserei. Io da calciatore lo penserei. Ma che messaggio stai a mandare? Che uno, siccome non può vincere, non si deve impegnare. Io non mando nessun messaggio perché io non gioco a calcio. Io da calciatore lo direi. Hai detto, se io fossi stato un giocatore, quindi mi sarei proprio incazzato, proprio, ma proprio tanto. Cioè, secondo te c'ha ragione Higuain, no? Mirante a impegnarsi. No, lo capisco, non è che c'ha ragione, lo capisco che sbrocca. Lo capisco, lo avrei sbroccato anch'io. Mi sto giocando il campionato, cioè il campionato, la qualificazione in Champions League è quello che vale. Cioè, in un calcio dove si vende nelle partite, dove fanno tutte, c'è sta una squadra che impiega i sordi, presa in giro da tutti quanti, detto, che non se deve manco impegnare. È un'arrabbiatura così deprecabile? Secondo me sì. Per me ci sono cose più gravi. Solo pensare che porti la domanda se è deprecabile o meno, secondo me già sta lì l'errore. Per me ci sono i poi dovrebbe andarli a abbracciare uno per uno e dire: guarda, capiamo la situazione vostra. Noi purtroppo, non essendo proprio una cosa d'amici, ci sono atteggiamenti più gravi. Questo io lo ripeto, di cattivo gusto sicuramente, pure grave. La vita, però mi sembra che io ho abbastanza chiaro quello che tu pensi in determinate situazioni, no? E che tu mi fai questo discorso oggi me scombini proprio, cioè me disorienta. Basito, Io avrei lo dico con grande sincerità. No, io avrei reagito alla stessa maniera. E tu avresti reagito alla stessa maniera? La Rosicone avrei reagito alla stessa maniera. Beh, perfetto, magari però avresti evitato di dirlo all'avversario, oppure gli avresti detto? Ah no, magari me lo sarei tenuto per no, me. No, allora, te chiudi uno spogliatoio e dici: ma guarda, allora, infame proprio con noi, ma è un'altra cosa, no, che gli va a dire perché me lo sarei stato tenuto giocare. Per me, però l'avrei pensato. Quante volte sarà capitato che guarda con chi cazzo siamo perso, guarda con chi ne abbiamo vinto, certo, del genere, ma no? È diverso. Però non è che poi vai dall'avversario e dici: sei una sega, non mai fatto vincere la colpa, se ne ha vinta la tua amica da avversario che ha fatto il suo mestiere, eh? Gabriele? No, ma detto da un giocatore che guadagna uno stipendio che si merita, perché sì, è forte, come tutto il Parma, è contro una squadra che ha rinunciato agli addietrati, e Pier Anner 50% sì, ma... di Laudi, perché assolutamente stipendi, però in un mondo del calcio dove non rinuncia a niente, nessuno.
No, no, ma non è quello, è che comunque se tu affronti anche un avversario che più esordi da fine mese, ma è più debole di te, non puoi pensare di dire, siccome tu sei più debole, scansare, io devo vincere la partita. Non esiste. Non è questo il concetto. Se fossi stato Higuain, lo capisco, perché anch'io in quel momento avrei rosicato. Avrei detto, guarda, questi qui stanno a giocare la via di casa, quando invece hanno perso tutto, sono già retrocessi. L'avresti detto fra te e te. Sì, non è che vai da avversario e dici, oh, ma che cazzo hai fatto? No. Guarda lì, ma te potevi scansare. No, però io non voglio fare nel buonista né l'ipocrita. Io devi fare soltanto lo sportivo in questo caso. Non mi riesce tanto bene, però in questo momento è problema mio, è una cosa mia. No, ma figurati. Io se fossi stato Higuain, l'avrei pensato. Un ragionamento non corretto, però mica te posso dire che vuoi entrare nella capoccia tua e dite quello che devi fare. No. Ti dico semplicemente che nello sport, come in tanti altri settori, diciamo così, facile di della vita, se stronzate qua, no? Devi semplicemente ricordarti quello che tu sei e quello che sono gli altri e vive in funzione di quello, senza aspettare che qualcuno ti possa regalare qualche cosa perché tu te lo meriti, perché quello te lo devi dare, perché magari vale meno di te o è meno forte di te. Che significa? Allora c'è una macchina, c'hai un macchinone, quello che c'ha l'utilitaria ce l'avete per posto. Beh, no, l'unico posto libero ce torna io, perché come no, non è la stessa cosa. No. È uguale, è para. È uguale, Mimmo, ma aspetti un attimo, per cortesia. Ti aspetto, Mimmo. Gente. Sì, sentimi, quanti copechi ti sono rimasti da qui a sono rimasti pure un po' dei cocoriti, tu ricorderai, no? La settimana passata, quando io, proponendo anche a Mr. Morris di fare una hipparete di tutti i cocoriti del mondo, sì, dissi questa cosa: se la Roma riuscirà ad essere seconda dopo questo turno di campionato, probabilmente arriverà poi in porto alla fine del campionato stesso. Tutto quello che avrei immaginato, che la Roma sarebbe rimasta seconda con la sconfitta a Milano, e non so se voi ne avete già parlato stamattina, ma insomma a me la sconfitta della Lazio contro l'Inter ha fatto venire un'incazzatura ancora superiore per quello che era successo sabato sera a Milano. A me la stessa cosa, mia. Perché se tu a Milano fai risultato pieno, tanti saluti, fatevi una passeggiata e andate a trovare qualcun altro, capito? Invece adesso sei ancora al secondo posto con punto di vantaggio. Adesso onestamente il calendario credo che sia tutto da parte della Roma, però poi questo conta poco o niente. Conta vincere le partite, tanto devi vincere contro l'Udinese e la Lazio gioca sabato in casa della Sampdoria, giusto? Che si gioca la qualificazione in Europa League. Esattamente, quindi tu quando andrai ad affrontare l'Udinese già saprai tranquillamente, perfettamente, quello che avrà combinato la Lazio il giorno prima. E come ti presenterai al derby. Quindi quello che poi significherebbe la vittoria contro l'Udinese in riferimento al risultato di Sampdoria-Lazio, appunto, è proiettato sul derby. Quindi resta ovviamente la grande amarezza per una prestazione, si può dire, oscena, ricca, quella di Milano. Mamma mia, Mimmo. Veramente oscena. Non ci ho visto niente, non ci ho visto né gioco, né grinta, né niente, né veleno, non ci ho visto niente. La tristezza nel vedere che una squadra ridotta ai minimi termini come il Milan, che ha messo in campo un pochettino di attenzione tattica, un paio di movimenti sulle corsie esterne, ti ha messo in difficoltà, ti ha dato fastidio, tu non sei riuscito a fare niente, proprio con un atteggiamento. Ma avete fatto caso una cosa? Ieri stavo vedendo, fra le altre cose, Palermo-Atalanta. Sì. Tu dici, ma che c'entra? Stavo vedendo D'Alessandro dell'Atalanta, che ha fatto una super partita. Allora ho detto, ma questo stava arrivando da Roma, può essere che... Ma no, allora poi ho fatto anche un'altra riflessione, perché D'Alessandro mi sembrava meglio di tutti quelli che tu c'hai adesso qua, Ricca, ok? Sì. Però è un falso, è una falsa visione, perché non è vero che D'Alessandro è meglio dei Turbe o dei Gervinho o degli Aic o di chi c'hai te. È che in sto momento chiunque ti sembra meglio di quelli che tu c'hai. È vero. E questa è la cosa tragica, sportivamente, ovviamente. Mimmo, l'hai visto Avramov? Lascia perdere. C'era pure lui. Ti ho tirato dei simpatici vaffanculetto. No, perché no. Se vuol dire. No, dai, simpatici. Tanto ricordate che se tu hai le registrazioni,
o se non ce l'hai te le vai a rimediare. Io esattamente dopo che Roma Cagliari io dissi, batte la senti, Abramov non farà mai più una partita come quella che ha fatto ieri, cioè il giorno precedente, io dissi queste cose lunedì, perché ha fatto quello che un portiere fa una volta nella vita, siccome un portiere modesto non riuscirà mai più a parare pure le mosche come ieri è riuscito il giorno prima. E quello che ha fatto ieri è semplicemente forse la riabilitazione di Skorupski, che ne so, oppure del patate, del Lobo Inter 26 maggio, dite voi, ma insomma una cosa assolutamente impresentabile. Però Abramov sta lì, problemi da Roma sono anche altri, e tornando alla partita di Milano, francamente vede gente che stava proprio lì, che camminava, non ce la faceva. Allora qui la domanda rimane sempre in sospeso e non si riesce a dare una risposta. Sono veramente così scarsi i giocatori oppure sono allenati male, Riccardo? Allora qui torniamo no, i giocatori non possono essere così scarsi. Allora quindi è colpa dell'allenatore? La colpa comincia a essere deduta di tutto un sistema, no, che è sempre stata deduta, Riccardo. Sì, sì, ma di tutto perché voglio dire, non sono scarsi, ma sono proprio sprovveduti di quello che un giocatore dovrebbe averci, amor proprio, dignità. Bravo, quindi per me loro rimangono i primi colpevoli in assoluto. Subito sì. Dopo però se spartiscono tutti, ma dirigenza, allenatore, preparatore. Ma io ti posso fare una domanda, Riccardo? Sì, certo. Faccio pure a Riccardino De Antonio, sì. La faccio prima a te perché sei per questioni d'età. E immagino. Allora, se tu sei il direttore sportivo della Roma, sì. E c'è questa situazione, sì. Ok? Poi non parliamo del ritiro comico, che è una cosa, lasciamo perdere, anzi poi ne parliamo dopo, questo mettiamo un attimo da parte. Tu sei il direttore sportivo della Roma, c'è ben presente questa situazione, sta allenatore e sto parco giocatori. Tu devi decidere per l'anno prossimo che cosa fai. Cambi la squadra o cambi l'allenatore? Ma di solito se cambia allenatore perché spendi di meno, fai meno lavoro. Credo che c'è qualche giocatore, Mimmo, però che addirittura da solo dovrebbe dire vabbè. Allora le faccio anche un'altra domanda, visto che poi alla fine poi la soluzione che arriviamo. Tra tutti questi che ci stanno adesso, no chi manne via, chi ti tieni? I Turbe per forza. I Turbe per forza e mia, dai. Manolas, Florenzi e cercherei di prendermene in Golan e terrei Turbe perché non posso permettermi di venderlo. Quattro. Il resto si mi butti con tutto il rispetto. Mamma mia. È così però. E se tu cominci a come ci arrivi a 22? Quello, mi... Magari vedremo. No, però no, così si fa. Allora che cosa succede? Sono 22-23. Secondo te una società manda via 18 giocatori e ne compra altri 18? Non credo che sia possibile. Fa prima mandarne via uno solo, l'allenatore. Mimmo, mi aspetti 2 minuti per favore? Però non ho sentito il claxon. Ah, il claxon! Ciao, e dai, eh. Dai però, eh. E oggi Mister Mori si è preso da... Vabbè, sta scrivendo una canzone. Sta scherzo. Roma chiamò. Mimmo! Ecco, mi ricca, avevamo fatto una domanda anche al professor Zia Antonio, lo vogliamo sentire? Su chi terrebbe? Sì, io mi terrei Manolas, Florenzi, Iturbe, Nainggolan, se riesco a riscattarlo. C'è niente più chance a Pjanic, basta, finito, tutti andato via. Allora però facciamo una cosa, facciamola, dai, visto stiamo giocando, stiamo giocando, non è che... Pjanic, quanto me dai? 15-20-25-30 non mi fai? Non ci può fare 15-20-25-30? Ma pure 35-40 però No, a parte scherzi. Allora Mimmo, io non so se tu lo sai, a me risulta quanto ti piace, a me risulta. Vabbè, dai, lo dicono tutti, dai. L'anno scorso, non questo gennaio qua, la Roma avrebbe rifiutato un cinquantino a gennaio da una squadra, da una società importante europea, perché pensava ancora di poter rimanere agganciata. Ma perché per Pjanic? Sì. E chi ha rifiutato questi soldi? Sabatini? Beh, ricoveratelo però. Cioè, se ti offrono 50 per Pjanic, cioè io gli faccio pure il fiocchetto però. Pure l'anno scorso, mi? Quando andava tutto bene? Gli faccio il fiocchetto a 50. Mimmo, l'anno scorso che sembrava che potevi restare primo che arrivassi a 17 punti di distanza. A 50 gli devi fare il fiocchetto a un giocatore perché se a Gennaro vero, questo, a Gennaro, febbraio. Ricca, se non fosse vero questo, e ti dico che probabilmente quello che ti hanno raccontato non è esattamente vero al 100%, non sarebbe accaduto che tu a 30 hai dato via Benatia. Perché non può essere che
Benatia a 30 o devi e Pjanic a 50, no, Ricca ha ragione. Benatia non avevi vinto niente, si è creato il contenzioso col giocatore. Stiamo a parlare dei soldi, Ricca. Assolutamente sì. Se a gennaio a 30 lo vendi. A gennaio non può essere che erano ancora. Io domando, se non è poi. No, io ti dico che secondo me se ti offrono 50 per un giocatore, tu io devi far fiocchettino, gli devi fare. Oh. Invece sei un giocatore che te fa. Adesso quanto ti offrono per Pjanic? Scusami? Quanto ti offrono ora per Pjanic? Aspetta, premesso che. Io ho sempre ribadito di essere Reggio Pjanic, cioè... Io pure. Ah, perfetto. Quanto te può valere Pjanic oggi sul mercato? Fai fatica, arriva a 20. Ah, madonna mia. Ma stai scherzando? Ma che è? Oh? Ha preso aereo, mi sei partito per andare a Venne. Io non ho sentito niente. Ma che era questo rumore, oh? Come non sentivo niente? Là come fa a sapere che rumore? No, rumore, ma non ho capito niente, chi era? Manco io, te giuro. Pensavamo dipendesse da te. No, ti giuro su quello che vuoi. C'è il telefono che ha la digestione incorporata. No, questa l'ho fatta a Righetti che ha l'ascolto, capito? Sì, lui sempre a quest'ora si sintonizza, pure quando sta qua. Ma perché tu pensi che con Pjanic oggi ci fai più dei 20 se ci arrivi? E all'anto poi vendemi. Allora te lo tieni. E continua a tenere Pjanic, continua a tenere Oleba. Te lo tieni e c'è punti, mi perché. Mazzaretti, Torosidis. No, vabbè, non è la stessa cosa. Mazzaretti va a scadenza. Una piccola statistica. Dai un po'. Allora, nelle ultime due volte che si sono affrontati direttamente, io marcavo lui, lui marcava me, destro ha fatto 4 gol alla storia. Sì. 3 a Cagliari e 1 l'altro giorno. A te pare destra è una pippa che è più forte centravanti di tutti i tempi. Più forte centravanti di sempre. A Sori quindi datela al Cagliari, fate sta cortesia, va. Ridatela al Cagliari che sta bene lì. Perché la Roma fino a che gioca una partita decisiva del suo campionato e c'ha dentro 3 giocatori che fino all'anno scorso stavano al Cagliari, fai fatica a vincere le partite, dammi retta. O no? Sì. Ah, no, vabbè, no, però non Ricca, siccome a Roma. Gli Aic, quanto me dai per gli Aic? Devo pensare che va tutto bene. Quanto me dai per gli Aic? Gli Aic? Sì. 8. Ce rifai i soldi, forse ce rifai i soldi che hai pagato. Devi essere molto fortunato, che sono 12 più 3. Oh, so, vabbè, però dai. Ho capito, ma dopo questa stagione tutti quanti. E allora non ti venni, non ti venni. Non ti venni perché lo vedi che io ti dico che il problema è gravissimo di venne a comprare. È più facile di chi c'è, cambiamo allenatore. E via, tutto a posto. Non risolvi il problema. Tu non devi risolvere il problema, Gabriele. Tu devi aggiustare la baracca. Ma se io mangio il brodo e piove e il piatto si riempie, continua a piovere, continua a mangiare il brodo. La magna, però coprete. Vai al coperto. Immagine così molto carina. Non magna l'aperto. Se sto mangiando il brodo, ok, e piove. Ovviamente il piatto si riempie di pioggia, voglia mangia brodo. A parte brodo. Che si piove, pigiamino e minestrone. Coperto però. Piano no, bello, ma si piove, non è pigiamino e minestrone tutta la vita. Posso avanzare un attimo una questa cosa? Questa gioca a scacchi. Vai. Non posso dire niente qua. Vai, Ricca. Sì, Ricca, Gabriele, scusa. Non posso parlare, Mimmo. Dai, sono un fervittimone. E perché se dico quella cosa di Higuaín si accende. Ah, porca miseria. Gabriele, dai, su. No, Mimmo, dai. Mimmo. Gli è scappata. La difendo. Questo è il paese in cui la gente. Questo, ragazzo, no, non questo, capisci, questo è il paese in cui la gente non paga le tasse, in cui si fa pagare in nero, in cui parcheggia. Ma non vanno a in giro che non paga le tasse. Bisogna essere onesti. Ah, bisogna essere onesti, sì, chiedi a uno fammi vincere la partita. Bisogna essere ipocriti. Non bisogna essere ipocriti, bisogna essere onesti. Ma nel perché te vai a impelagare? Perché la penso così. Perché invece di scansare che siete falliti e ci non avete è, da parte, no, non ho detto che ha fatto bene, ho detto che lo capisco. Ma nel momento in cui lo capisci, condividi, Guido. Allora. Però che me dovevi dire, Gabriele? Questo, che non posso parlare. Ma no, quello no, stiamo a parlare di pallone, a Roma, quello ormai l'hai detto, dai, rimane lì ai posteri, dai. Ultima cosa, Mimmo. Ma no, ultima non si dice mai. Per oggi, per oggi, per oggi. Quanti gol ha fatto Totti? 298 o 299? Ma perché? De che stiamo a contare? Ancora il gol di autogol di Leverkusen? Eh sì. L'UEFA ha dato autogol di Leverkusen. Ho capito, Mimmo, però lui sul suo sito scrive 299. Io posso dire una cosa, io mi fido di quelli che dice lui.
Ma io non so quanti ne ha fatti, l'importante è che ha fatti. E quanti ne farà, no, da quei lontani 16 anni in poi? C'avrà, adesso sì, ci avrà una maglia celebrativa? Ci avrà scritto 200, forse 300. Ma tu quindi già sei, non vedi l'ora praticamente che Totti smette di giocare? Mimmo, non è che smette Totti, è che io smetto di fare radiocronache. E finisce perché? Così, perché sì, perché non va bene. Amì. Era partito tanto bene sto ragazzo. E noi siamo, vedi, lui è un po' tipo gli Aic, noi siamo investito tanto. No, per carità, speriamo di no. ma tanto finirà così, no. Mimmo, mi verrai a trovare ad Ancona dove avrò aperto un gratta che caro. Dai, ma me volete cambiare 18 giocatori. Arconero? Sì. L'ardua sentenza. No, vabbè, non mi avete risposto, avete buttato un po' in caciara. Ma 18 giocatori, mi... Mi offri 20 meno di 20 per Pjanic e 8 per gli Aic, ma come faccio a darteli? A parte 8 io non ho detto. 11. Hai pagato 14, ho detto ci rifai i soldi che hai pagato. Ma ne era 11 gli Aic. Io ho detto, però. 11 più 3. Allora scusate, 11 più 3 sono 14, e 20, 20 milioni con Pjanic e 14 con gli Aic, ce vai. Ma Pjanic, tu ti rendi conto del campionato che ha fatto? Gli Aic ti rendi conto che ha fatto? Capocannoniere della squadra, 9 reti. Ma non lo so, fate ricca, io ti voglio bene, diciamo così, no? Però ah, non è vero, dici serio. Così. E tu mi devi piangere, cioè, perché te ne da più dei 20? Cioè, perché trovi un amateur, eh? Che devi trovare? Con uno stipendio importante, Pjanic, eh? Cioè, allora ti faccio questa domanda, caro Riccardo Angelini, detto che è l'opera. In arte. In arte. Se Pjanic ci vale 20, ok? Verratti, quanto vale? Vabbè, ma infatti ne valeva 20 allora, quando se lo so comprato. Ho capito, Dai, non fammi queste cose da figurine che poi a buttare un cacciare. Io ho cercato di fare un discorso più lineare di principio. O cacci via tutti, ne tieni 4 o 5, o devi cacciare l'allenatore, è matematica sta cosa. E siccome è molto più facile, come dici te, cacciare solo uno che comprarne 15 e mandarne via 15, se vuoi in qualche modo avere un rendimento che sia diverso da quello che c'è stato negli ultimi mesi, l'unica mossa è cacciare l'allenatore, tanto trovi il capo espiatorio, è tutta colpa sua, l'Ebas col nuovo allenatore da Roma diventa Roberto Carlos, è così, vedrete. Ma questo, attenzione, deve essere chiaro, io non sto dicendo, per carità, giù le mani da Garcia, a me non me ne frega niente se Garcia rimane, sto dicendo come funzionano le cose nel calcio e come stanno pensando a Trigoria, questo io sto dicendo. E allora fate conto. E fate conto che ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Gabriele, ciao.